Siamo in compagnia del dottor Ricciardi, ex prefetto di Trapani, attuale prefetto di Pesaro Urbino, che ha trascorso tanto tempo, se non sbaglio 2 anni, a Trapani, tanto legato a questo territorio, tanto da essere insignito del premio Sulana d'Oro 2022. Tanti anni di carriera legati, come dicevamo, anche al nostro territorio. Sì, legati a questo meraviglioso territorio che oggi mi ha consegnato un riconoscimento tanto inaspettato quanto gradito. E senza falsa modestia, senza frasi retoriche, non pensavo di meritare, perché ho semplicemente cercato di fare il mio dovere e in parte ci sono riuscito, in parte no. Come tutti gli esseri umani non siamo perfetti. Però una cosa posso dire con estrema sincerità, che quello che ho fatto l'ho fatto col cuore e qui un pezzettino di cuore l'ho lasciato. Quindi, siccome giustamente lei ricordava, dopo tanti anni, sono passati 43 anni di amministrazione, a novembre andrò in pensione e quindi avrò più tempo a disposizione per tornare da queste parti, dove veramente è ancora vivo il ricordo di 2 anni meravigliosi trascorsi, nonostante le vicissitudini negative che hanno caratterizzato questo biennio, a cominciare dal Covid. Assolutamente. A cominciare dal Covid, che ci ha molto molto condizionati. Grazie mille, noi l'aspettiamo allora calorosamente qui a Mazara, nel Trapanese, a cui lei è tanto legato. Il professor Tommaso Ricciardi, Sua Eccellenza il prefetto di Pesaro e Urbino, eccolo che arriva. Buonasera Eccellenza, grazie, sono contento di premiarla perché lei mi ha detto quei 2 anni a Trapani sono stati meravigliosi, lo vuole ripetere anche alle tante persone che sono qui. Buonasera mia, a lei. Che impressione, buonasera a tutti. È vero. L'ho detto prima, da quassù è un altro spettacolo. Meraviglioso, ho letto la dicitura qui sulle scale. Semplicemente, semplicemente meraviglioso. Ecco, io definirei così i miei 2 anni trascorsi in questo territorio meraviglioso. Semplicemente meraviglioso, semplicemente applauso meraviglioso. Perché allora, lui non è siciliano, anche se è del sud, arriva da Caserta, e però insomma 2 anni a Trapani sono stati importantissimi. Sì, sono stati importantissimi, sono stati bellissimi. Tra l'altro il dottor Zellino mi ha ricordato una vicenda che si è conclusa a lieto fine, quella del rientro dei nostri marittimi. Abbiamo vissuto specialmente gli ultimi 2 mesi, io non ho fatto nulla perché non potevo far nulla, in quanto le decisioni passavano ben oltre la mia testa. Però ho cercato in tutti i modi di essere vicino ai familiari, insieme al Vescovo, a Monsignor Mogavero, che è stato importantissimo. E quel giorno, ricordo, piovevo, che fosse il 18 di dicembre, non mi ricordo. Sì. Il momento in cui li abbiamo accolti qui. Era poco prima di Natale, comunque, la settimana prima di Natale, sì. E veramente eravamo in trepidazione, perché speravamo e pregavamo veramente col cuore perché si avverasse il sogno del nostro piccolo amico, che aveva chiesto non a Babbo Natale, ma aveva chiesto a Di Maio. Esatto, al ministro degli esteri. Aveva chiesto il ritorno del papà, quindi un momento bello. Ma accanto a questi ce ne sono stati altri, purtroppo in qualche modo, come dire, oscurati da questa maledetta pandemia. Certo, perché sono stati, certo, 2019-2021. Il biennio del Covid ci ha segnati per altri motivi e per altri versi. Ma ciò non di meno abbiamo comunque, come tutti gli italiani, siamo rimboccati le maniche e siamo andati avanti. Quindi un momento meraviglioso. E questo riconoscimento che mi viene, di cui ho l'onore stasera di ricevere, è proprio il suggello a questa amicizia, a questo senso di... Io sento il sapore, vede? Questa grigliata che si sente, sì, come no, in questo, sottofondo, questo odore, ecco, perpetuo, continuo, questi sapori, queste cose sono rimasti impressi. E se c'era un motivo perché questo cordone ombelicale non si rescindesse più, è proprio questo premio che mi viene dato oggi. Molto bello, molto bello. Lei tra l'altro adesso è in un altro territorio, sì, l'applauso ci sta, in un altro territorio bellissimo, Pesaro e Urbino, quindi insomma altri posti da vivere con intensità. Un'altra bella, no? Provincia, con emozione. Insomma, sono stato fortunato perché ho avuto Trapani e Pesaro Urbino come province per svolgere il mio incarico di prefetto, quindi devo dire, sotto questo aspetto,
però insomma adesso non è per campanilismo perché sto qua, ma un pezzettino di cuore qui è rimasto. È rimasto, e allora questo premio quando lo guarderà in prefettura, nel suo ufficio oppure a casa, le ricorderà sempre la Sicilia e sempre Trapani. Un'ultimissima battuta, eccellenza, lei è stato anche a Lampedusa prima di arrivare a Trapani, le ha curato in prima persona l'emergenza immigrazione. Tra il 2008 e il 2010, anzi il 2011, ero subcommissario a Lampedusa, esperienza che mi ha segnato profondamente sia sotto l'aspetto professionale sia sotto l'aspetto umano, certo, perché immagino. È lì che ho capito quanto fosse diverso vedere lo sbarco di queste persone dal vivo e dalla televisione. È vero, è vero. È stato un momento veramente difficile, un momento in cui a volte ho avuto anche, ho provato un senso di vergogna ad essere considerato nel consorzio umano. È vero, è vero. Perché... applauso, perché questo mette in evidenza l'umanità di un funzionario dello Stato. Devo dire che anche in quella circostanza la nostra Italia, a tutte le latitudini, ha dimostrato il cuore, l'affetto. Io ricordo le donne lampedusane con sbarchi avvenuti in piena notte che andavano a casa a prendere i pannolini per i bambini che erano lì a... bellissimo, che sbarcavano. Questa bellissimo è stata l'immagine. Premio sulla Lana d'Oro a sua eccellenza il prefetto di Pesaro Urbino Tommaso Ricciardi. La consegna viene effettuata dall'avvocato Gaspare Morello, che arriva con la motivazione per chiudere questo momento dedicato ai premi, e poi ci dedicheremo invece alla comicità di Toti e Totino. Prego avvocato, a te la parola. Grazie. Dalla sua testimonianza, sì, prego, sì, il prefetto, diciamo, si evince già qual è la sua personalità. Io ora ho l'onore di leggere questa motivazione. Sentiamo che cosa abbiamo preparato per il prefetto, prego. Il servizio reso dal prefetto è stato immagine e riflessa della profondità dei valori cristiani cattolici custoditi nel suo cuore e resi vivi nella sua opera. Con abnegazione e devozione si è speso senza riserve per l'emergenza della immigrazione a Lampedusa e ha rivestito il ruolo di dirigente dei centri di asilo e accoglienza. Tommaso Ricciardi ha ricoperto diversi incarichi di docenza e di impegno sociale, operando con professionalità e impegno e soprattutto con spirito umanitario e concretezza di intenti, caratterizzata dalla bellezza dell'umiltà, della semplicità del suo servizio reso. Persona coraggiosa, rigorosa, ma al contempo aperta alle relazioni, ai contatti che ne enfatizzano l'umanità del suo carattere. Da servitore indefesso dello Stato si è distinto per la testimonianza zelante e meticolosa che ha saputo interpretare in una filigrana cristiano-cattolica, riuscendo a dare un volto umano al suo ruolo prefettizio, interpretando il servizio della sua professione con impegno, dedizione e passione, suggellati dagli innumerevoli riscontri per l'encomiabile lavoro svolto sul territorio, con una serie di riconoscimenti volti ad attestare il suo essere al servizio dello Stato e della collettività, distinguendosi per l'appunto per l'impegno, la dedizione, la passione, requisiti posti a fondamento del Premio Internazionale su Lana d'Oro e volti a suggellare la testimonianza del prefetto, il dottor Tommaso Ricciardi, che viene insignito del Premio Internazionale La Sulana d'Oro 2022. Il prefetto Tommaso Ricciardi costituisce un esempio fulgido di rettitudine e umiltà per le giovani generazioni, perché possono continuare ad avere fiducia nelle istituzioni, e per la collettività tutta, perché continua a sperare nella bellezza del servizio che ispirato dall'amore diventa nella semplicità del cuore la bellezza senza fine della carità. Grazie. Questo, il premio bisognerebbe darlo a lui. Esatto, o a chi ha scritto questo. Premio su Lana d'Oro al prefetto Tommaso Ricciardi.
Grazie. Allora consegniamo, avvocato, perché grazie. Dobbiamo far sparare i fuochi, abbiamo un accordo con la... Esatto, con i fossi fuochisti. Applauso per il prefetto Ricciardi, che devo dire ha detto parole bellissime sulla sua attività e sul suo rapporto con Trapani e con questa provincia bellissima.